Buongiorno ragazzi, oggi voglio raccontarvi la mia prima esperienza in un bike park con impianti di risalita. Ci troviamo alla Miata Bike Resort, che praticamente è un bike park che prende il nome dal Monte Amiata, che si trova al sud della Toscana ai confini con il Lazio. Siamo stati invitati con la nostra associazione Together We Ride per presidiare qui con lo stand questa festa che si tiene qui ogni anno. È un bike festival molto bello dove partecipano marche importanti, insomma. E quale migliore occasione per provare i loro percorsi? Dopo 1000 video visti su YouTube e dopo qualche ora di lezione con il nostro maestro Lorenzo Di Pietro, eccoci qui a provare i loro percorsi. Ma bando alle ciance, vi lascio subito al primo video. Questa prima discesa l'ho affrontata con la mia bicicletta, una cross country biammortizzata con una forcella da 120 sul davanti. Ne vedrete delle belle. Jolly, vada, piano, piano qua, Jolly di nuovo, ma chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Bene ragazzi, come avete appena visto dalle immagini, la paura, non so se si è percepita, ma era veramente tanta. Era reale. È stata la cosa più adrenalinica della mia vita. Discese così non mai affrontate, specialmente con la mia bicicletta che, a dire di tutti quanti, non è proprio indicata per fare questo tipo di discese. E convinto dal buon Danilo affittiamo una bicicletta fatta apposta per questo tipo di percorsi, con forcella doppia piastra da 160 e un ammortizzatore a molla dietro da 140, freni maggiorati, e che Dio ce la mandi buona. Proviamo questa discesa, a voi le immagini. Cosa proprio? No, aspetta. C'è minchia che freni questa, oh! C'è un'altra bicicletta, oh! Ci siete? Com'è Dani, eh? Sei concentrato? Le! Quindi non era la bici, non ero io, era la bici, era! Era la bici, era! Thank you.
Dai, che ci corregge, facciamo, andiamo avanti, che ci corregge sulle curve, vai. Vai. Piegala, piegala, non ti vergognare, piegala! Che figa questa! E che dire, ragazzi? Aveva ragione Danilo. Con questa bicicletta scendere è tutta un'altra cosa. Ti dà più sicurezza, frenare frena, a saltare salta, non che io avessi questa esigenza di saltare, però intanto insomma affrontare il pezzetto tecnico dove ci sono le rocce ti dà un po' più di sicurezza. E dopo questa mia prova di coraggio passiamo la telecamera a Daniele e vediamo cosa ci combina. E come avete visto da questa breve clip, purtroppo a Daniele gli si è scaricata la batteria e quindi non ha potuto registrare la parte finale della sua discesa. Comunque una cosa penso si sia capita, lui per me è il mio eroe, perché scendere su queste discese con la protesi come fa lui, per me non c'è niente da dire, sei il mio eroe, punto. Ora vi lascio a un altro breve video, stavolta è un professionista che lo fa. Quindi vedrete un altro tipo di velocità, insomma. Lorenzo Di Pietro, ovvero Flo Romano. Ah, questo è a doppio giallo. Thank you.
trovata. Trovata! Abbiamo ritrovato la GoPro smarrita dal flow. Ecco ragazzi, come avete visto il buon Lorenzo fa un altro sport, è proprio un altro sport, cioè andare lì una domenica e buttarsi giù dal monte, insomma su questi sentieri, su questi trail, ok, va bene, con le dovute cautele, ok, con le dovute attenzioni, però lui, come avete visto dalla velocità, è proprio un altro sport, è un'altra cosa, fra l'altro ecco, in un salto come avete visto ha perso anche la telecamera, quindi immaginate quanto si muove in aria. Vabbè, questo lasciamolo fare insomma ai professionisti. Noi che dire, ci siamo divertiti, è stato un bellissimo weekend perché siamo stati 2 giorni, insomma abbiamo avuto anche l'opportunità di portare le nostre famiglie e niente, sicuramente ci torneremo, magari casco in testa e protezioni ben allacciate. Nel frattempo io vi saluto e vi do l'appuntamento a un prossimo video, magari una prossima avventura. Ciao ragazzi! Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough.